Portare il Vangelo nelle terre sconosciute, illuminarle con la luce di Gesù, ma nel pieno rispetto della cultura locale. È la rivoluzione del gesuita Alessandro Valignano, il grande missionario che da Chieti raggiunse gli estremi confini dell'Oriente per restarvi fino alla morte. Gesuita come padre Matteo Ricci, che applicò in Cina lo stesso metodo dell'accomodamento. Valignano è ancora oggi una presenza viva in Giappone, soprattutto nella prefettura di Nagasaki. A Mina Mishimbara, in particolare, arrivarono tra il 1500 e il 1600 numerosi missionari gesuiti. La città è stata da poco candidata al riconoscimento di patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO per la presenza di chiese e siti cristiani. Merito anche di padre Alessandro Valignano, come sottolinea Paul Takada, vice sindaco della città. He was the first missionary to Japan after Francisco Xavier. È stato il primo missionario che è arrivato in Giappone dopo Francesco Saverio. È venuto nella nostra città e ha creato il primo seminario nel nostro paese nel 1580. Da quel momento in poi faceva in modo di inviare degli studenti a visitare Roma. Ecco perché abbiamo ancora un rapporto molto stretto con la città dove è nato, Chieti. Questo è anche il motivo per cui ogni anno selezioniamo 4 ragazzi per farli venire a Chieti e qui in Vaticano. È dunque la persona più importante per la storia del cattolicesimo in Giappone. Da Chieti abbiamo ricevuto una sua statua e così tutti oggi possono vedere com'era. Abbiamo apprezzato molto il suo lavoro nella nostra città, soprattutto perché era un gesuita, ed è anche questo il motivo del nostro interesse per il nuovo Papa Francesco. So that's why we're also interested in the new Pope Francisco. Papa Francesco, in una recente udienza generale, ha incontrato 4 ragazzi giapponesi in rappresentanza dei 4 giovani dell'ambasciaria Tensho, fondata da Valignano nel 1582. Allora partivano per giurare fedeltà al pontefice in un primo esempio di scambio interculturale tra Europa e il Giappone. Kiya Oshima, studentessa di 14 anni, è una di loro. È un'esperienza molto particolare, assolutamente unica, e sono veramente contenta di poter partecipare a questa delegazione. Sono sicura che mi servirà in futuro. Io sto indossando lo stesso kimono che avevano indossato gli stessi 4 ragazzi alla fine del Cinquecento e mi sento anche io come se fossi tornata indietro. Mi sento io stessa una di questi studenti e sono molto orgogliosa di rivestire questo ruolo. Valignano, a suo tempo, ha unito il Giappone e l'Italia ed è anche per questo e grazie a lui che sono potuta venire in Italia a fare questa esperienza che ritengo unica e sono molto grata alla sua figura.